Chissà se anche Papa Ronny, da 3 giorni a questa parte, si chiede se a volte le cose non sono come sembrano. In questi ultimi 3 giorni, forse, se lo chiede più che mai. Quel figlio piuttosto solitario, ottimo studente, senza relazioni significative prima di Shenan, concentrato nello studio, in ottimi rapporti con la madre e con la sorella, che uscì dal nido familiare a 18 anni per studiare. Appassionato di motori, sempre collaborativo al lavoro. Collaborativo, sì, anche quando si tratta di raggiungere siti molto lontani dal complesso principale dell'Anadarko, come il cosiddetto Cervi 319. Collaborativo, d'altro canto, negli interrogatori si è spesso definito come una persona che esiste per aiutare gli altri. Shanann stessa lo descrive così nei suoi innumerevoli post su Facebook. Anzi, ciò che la impressionò all'inizio della loro storia fu che si mostrò estremamente solerte nell'aiutarla a risolvere i suoi problemi di salute. Shanann soffriva di lupus, una malattia autoimmune, frequenti emicranie, fibromialgia. Alcuni amici sosterranno che si trattava di malattie in gran parte inventate, citando un fatto tristemente noto agli ipocondriaci. Quando in TV passava la pubblicità di un integratore contro qualche malessere, ella affermava di avere proprio quel malessere. Collaborativo e riservato, così lo descrivono proprio tutti. Quando Chris e Shanahan si sposarono, Ronnie e la moglie Cindy non andarono al matrimonio del loro figliolo. Per quale motivo? Non certo per un qualsiasi motivo che possa interessare una corte penale. E Dieter? Dieter, il cane di casa Watts, il bassotto tedesco, come gentilmente ci è stato precisato in un commento, si trova ora presso la casa di alcuni amici che lo accudiscono. Ma di lui parleremo ancora, più tardi. Non credo si domandi se le cose a volte non sono come sembrano, ma di sicuro patisce la mancanza della sua famiglia. Chris, non vorrei che la presenza di tuo padre ti distraesse dall'assumerti le tue responsabilità. Credo tu sia un uomo che ha bisogno di assumersi le sue responsabilità, dice Coder. Voglio solo vederlo, dirgli che gli voglio bene e che stia dalla mia parte. Ok, ti sarà più facile dire a lui le cose come stanno. Ronnie viene fatto entrare nella stanza bianca e la prima cosa che farà sarà accarezzare le spalle del figliolo. La seconda, sedersi accanto a lui, in un modo che mi ha colpito molto. Siede quasi accasciato, curvato non solo dagli anni, ma dal peso di quei giorni. Parla piano, Ronnie, e Chris gli dice che non lo lasceranno andare. Hanno scoperto che ha un amante. Mi vuoi raccontare cos'è successo? È successo che dopo la discussione in camera da letto sono sceso dal piano terra e non voglio proteggerla, non voglio proteggerla. Non so che altro dire. Che cosa è successo, Chris? Shanann ha fatto del male alle bimbe e io sono impazzito e ho fatto del male a lei. Che cosa ha fatto Shanann? Le ha soffocate. Che cosa ha fatto? Le ha strangolate. Strangolate o soffocate? Non lo so, ero al piano di sotto, non ho sentito nulla. Sono tornato di sopra per continuare la discussione sulla separazione e non so che altro dire. Ho fatto a lei quello che lei ha fatto alle bimbe. Quelle erano le mie bambine. Shanann ha dato di matto quella mattina, proprio mentre stavi per andare al lavoro? Sono andato di sopra e ho visto Shanann a cavalcioni su Sisi. Le ha uccise. Erano blu in volto. Mio Dio. E tu hai strangolato Shanann. Sì, ero fuori di me dalla rabbia, pura rabbia. Papà, non vedrò più la luce del sole. Coder le sa tutte queste cose? Non ancora, volevo prima dirle a te. Qualsiasi cosa succeda, io ti vorrò sempre bene. Ok, dobbiamo trovare un buon avvocato e vedere cosa diamine potrà fare. È a questo punto che Coder e Tammy rientrano nella stanza. Tammy, con incredibile finezza psicologica, imiterà lo stesso gesto di conforto fatto dal padre, accarezzandogli le spalle, e si siederà accanto a lui. Vuoi dire anche a noi quello che hai detto a tuo padre? Chiederà Tammy, proprio come un'amorevole mammina. Chris
Chris, quindi, sciolto in singhiozzi, con la testa tra le mani, riferirà che quel lunedì mattina, quell'infausto 13 agosto, ebbe una discussione con Shanahan circa la separazione, ma non ebbe animo di dirle che aveva un amante. Tuttavia, Shanahan, in cuor suo lo sapeva, anche per via del fatto dei 68 dollari spesi in quel ristorante. Scese poi da basso, caricò il pick-up con gli attrezzi da lavoro e tornò di sopra per continuare la discussione. Shanahan non si trovava nella camera matrimoniale, ma nella camera delle bimbe ed era a cavalcioni di Sisi. Quindi prese Shanahan, la strangolò e la riportò in camera da letto. Le mie figlie erano blu ed erano morte. Quelle erano le mie figlie. Poi prese un lenzuolo e coprì il corpo di Shanahan. Non poteva credere a quello che aveva fatto, tremava, e però lei aveva ucciso le sue due figliolette. Cervi 319. Un sito petrolifero dell'Anadarko, il primo in cui Chris si è recato quella mattina. Un sito piuttosto lontano, cui erano stati assegnati lui ed un collega. Si trattava di fare una piccola cosa, un test di pressione, per cui Chris, il giorno prima della scomparsa, domenica 12 agosto, si era offerto di andarci lui solo e il collega aveva ovviamente apprezzato. Collaborativo, come sempre. Mentre Chris parla, i droni hanno già sorvolato l'area e individuato una macchia bianca, un lenzuolo. Quando gli agenti si avvicineranno a quel lenzuolo, scopriranno che è il lenzuolo che mancava nella camera matrimoniale. Sotto il lenzuolo, terra smossa di recente. Sotto quella terra, ad una profondità di una trentina di centimetri, il corpo di Shanahan in posizione prona, a faccia in giù, con il feto parzialmente espulso. Chris, dove sono le bambine? Sono tutte e due a Cervi 319? Sì, non pensate male di me. E allora, dacci la possibilità di metterle al caldo. C'è una fotografia che ritrae una bambola sdraiata su un divano nero, interamente coperta da un lenzuolo bianco con l'eccezione dei piedi. L'ha pubblicata Shanahan sul suo profilo Facebook commentando: non so cosa pensare. Seguono due emoticon di risata fino alle lacrime. Ronnie se ne ricorda. Lo dice a codere Tammy commentando: forse potrebbe essere stato pianificato. Ronnie dice che Shanahan ha scritto su Facebook che Bella ha coperto la bambola, ma aggiunge che le bambine non coprono il volto a una bambola. Quel che pensa Ronnie può essere vero e falso ad un tempo, perché una bambina potrebbe benissimo esplicitare in questo modo un momento di stress e infelicità. Coder chiede a Chris se si ricordi di quella foto e lui risponde che Shanahan si divertì molto guardandola, ma non rammenta altro. Subito poi si rivolge a Coder e Tammy Lee scusandosi per aver mentito. È importante per noi sapere dove hai messo le bambine, dice Coder, e Chris, non sapevo che altro fare. Mia moglie aveva ucciso le bambine ed io avevo ucciso lei. Tutto ciò che ho fatto da quel momento in avanti è stato fottutamente orribile, disumano. Quando Coder e Tammy usciranno per un poco dalla stanza, dopo essersi fatti promettere di localizzare i corpi su una mappa del sito Cervi 319, Chris resterà solo e disperato a colloquio col padre. Il problema è che non so nemmeno se la polizia mi crederà. Il padre lo conforta. So benissimo che tu non avresti mai potuto far del male alle piccole, sono la tua vita. Chris dice a suo padre che mamma Cindy aveva sempre detto che Shanahan era mentalmente instabile, ma che lui mai e poi mai l'avrebbe pensata capace di una cosa simile. Perché è successo a me? Perché è successo alle mie piccole? Non ti colpevolizzare, lo chiameranno probabilmente delitto passionale o qualcosa del genere. Non lo so, il punto è che io ho nascosto tutto, non ho chiamato la polizia subito dopo. Che cosa ha detto Shanahan dopo che le hai parlato? Mi ha detto: fottiti, fottiti e ancora fottiti. Sono sepolte? Shanahan lo è. E le bambine? È quello di cui mi vergogno, è così orribile, sono nelle cisterne, mio Dio, perdonami per tutto.
tu non sai quanto instabile fosse Shanann. Ah, tua madre mi ha sempre detto che era instabile, narcisista e bipolare. Coder e Tammy rientrano con un'ampia immagine del sito Cervi 319 presa dal drone quel pomeriggio stesso. Chris indicherà il luogo di sepoltura di Shanann. Bella e Celeste, invece, si trovano l'una in una cisterna e l'altra in quella accanto, entrambe affondate in una mistura di petrolio grezzo e acqua. Le cisterne sono alte circa 6 metri e sulla sommità hanno un'apertura di circa 20 cm di diametro. Secondo te, è possibile che troveremo impronte digitali diverse da quelle di Shanann sul corpo delle piccole? Chiede Coder. No. È difficile credere che una madre abbia fatto questo alle sue figlie, lo so. Magari lei ha strangolato Sissi e tu hai strangolato Bella. No, no, mio Dio, no. Pensi che troveremo le tue impronte sul corpo delle bimbe? No. Perché non hai pensato di chiamare un'ambulanza? Erano blu, non davano segni di vita. Io, come padre, anche se trovassi mio figlio decapitato, chiamerei un'ambulanza. Sai, detesterei di dover parlare di Shanann in questi termini se non fosse responsabile dell'assassinio delle bimbe, gli dice Tammy. Penso che siamo molto vicini alla verità, ma non abbiamo scoperto ancora tutta la verità, dice Coder. Io non ho fatto del male alle bambine. Magari Shanann ha visto te strangolare Sissi. Dio mio, no. Noi crediamo che tu abbia ucciso le bambine prima che Shanann rientrasse in casa. No, non sono un mostro e non le ho uccise io. Sarebbe veramente orribile mentire sul conto di Shanann, Celeste e Bella, che non possono difendersi, non trovi, gli dice Tammy. Comunque, come hai fatto a metterle nelle cisterne? Attraverso un'apertura sopra la cisterna. C'è qualche possibilità che fossero vive quando sono state gettate nelle cisterne? No, nessuna, no, no. Pensi che il medico legale potrà trovare segni di rianimazione sui loro corpi? No, conosco la tecnica di rianimazione, ma non saprei nemmeno quanta forza applicare su un corpo da bambina. Va bene, grazie per aver parlato con noi. Hai fame? Sì, grazie, prima mi sono sentito male mangiando il vostro cibo. Vorrei una fetta di pizza. Coder porterà una fetta di pizza e una bottiglietta d'acqua. Ancora una cosa, per quale motivo le hai buttate una dentro una cisterna e l'altra in quella accanto? Non lo so. Le hai infilate là dentro iniziando dai piedi o dalla testa? Dai piedi. Hai dovuto manipolare il loro corpo per farle scivolare giù? No. Va bene. Ora andremo a cercare i tuoi cari. Ronnie farà ritorno nella stanza per salutarlo. Si dirà sicuro che Chris, suo figlio, non avrebbe mai potuto far del male alle proprie piccole. Anche se là fuori gli agenti dicono che ha cambiato versione più volte. Poi lo abbraccerà. Chiederà a Tammy se suo figlio non possa essere messo in una stanza più confortevole e Tammy risponderà che quella in cui si trova ora è di gran lunga la stanza più confortevole con cui d'ora innanzi avrà a che fare. Chris chiederà ancora pizza, non importa come farcita. Sono le ore 20 e 28 del 15 agosto 2018 e Chris non è più una semplice persona informata dei fatti. È reo confesso per l'omicidio della moglie, indagato per l'omicidio delle figlie e perciò posto in stato di arresto. Il giorno dopo, nel pomeriggio del 16 agosto, verranno svuotate le cisterne e recuperati i corpi delle due bimbe. A volte le cose non sono come sembrano, ma non è davvero questo il caso. Chris verrà messo in catene, letteralmente, e tradotto in carcere in attesa di giudizio. C'è ancora una cosa da dire. Ve la ricordate la fotografia della bambola completamente coperta da un lenzuolo tranne i piedi? Quella che aveva fatto temere a Ronnie che Shanann avesse premeditato l'assassinio delle figlie? Ebbene, non fu una foto presa da Shanann, ma da Chris, che la inviò il 9 agosto e che lei condivise su Facebook.
Chris deliberatamente intese pregustare gli effetti del suo piano mortifero, inviando questa immagine che, qualche giorno dopo, suonerà come un atroce gesto di disprezzo. Immaginatelo cupamente divertito, sapendo che la moglie in nessun modo potrà comprendere il significato di quella foto, pur avendo davanti agli occhi quel che tra 4 giorni succederà a lei e non alla bambola. E se invece non fosse stato Chris a comporre la foto in quel modo? Allora l'avrebbero fatto necessariamente Celeste o Bella, e quindi la loro mente infantile, infinitamente più sensibile di quella adulta, avrebbe intuito quel che stava per succedere loro. C'è un'ultima ipotesi, certo, un semplice caso.